è pervenuta l'individuazione dei responsabili e al loro arresto pressoché in tempo reale. Ecco, questa prima notazione era doverosa, era doveroso farla, in quanto è ad ulteriore dimostrazione che lo Stato c'è e pone in essere le dovute attività con una tempistica assolutamente accettabile e ridotta. E ovviamente l'attività di indagine, per come sarà poi illustrata dal dottore De Santis, dal componente della Polizia di Stato, è stata particolarmente complessa. Vedrete nei filmati che saranno proiettati quello che è stata la ricostruzione dell'accadimento. Vi dico subito che nell'immediatezza è stato acquisito quelli che sono i dati di cosiddetta generica, che obiettivamente erano dati neutri, se non altro hanno consentito di arrivare ad una conclusione. Chi aveva sparato contro Berlingeri Francesco era sicuramente una persona fredda, con la mano ferma, e che sapeva sicuramente usare la pistola. Nell'occasione è rimasto accidentalmente ferito il nipote della vittima, Berlingeri Paolo Pio, che non dico sia stato miracolato, ma quasi, perché l'ogiva che lo ha attinto all'arto inferiore si è praticamente arrestata a pochi millimetri dall'arteria femorale, ed è andata bene, perché altrimenti oggi parleremmo di altro sicuramente. Bene, già questa freddezza del killer impressionò tutti gli inquirenti e trovammo subito delle assonanze con quanto accaduto a Catanzaro il 24 giugno del 2017, cioè l'omicidio di Mezzatesta Gregorio. Anche lì il killer che aveva operato aveva dimostrato una sicura freddezza, una mano ferma, e particolare non trascurabile, aveva indirizzato, così come per Berlingeri Francesco, tutti i colpi al capo della vittima, colpi andati a segno, il che dimostrava sicuramente una singolarità evidente nella dinamica dell'azione omicidiaria, delle assonanze che hanno fatto sì che i due uffici di procura, la Procura della Repubblica di Catanzaro e la Procura della Repubblica di Lamezia Terme, si coordinassero per le conseguenti attività investigative. Noi siamo partiti, vi dico subito, dalla presenza sul luogo del delitto di una macchina, di un'autovettura particolare. Avevamo delle immagini di qualità non eccelsa, e ancora una volta siamo costretti ad evidenziare e a rimarcare il fatto che il comune di Lamezia Terme, con una popolazione di 71.000 abitanti e purtroppo, ahimè, con il reiterarsi di gravissimi fatti, anche di sangue, non ha un impianto di videosorveglianza all'altezza di una città. E ancora una volta lo sottolineiamo questo, perché noi e la Polizia di Stato in modo particolare ancora una volta ha dovuto fare il cosiddetto giro delle sette chiese, con un impiego di risorse, di uomini e mezzi non indifferenti, per andare a raccogliere tutta una serie di filmati per poi essere impiegata per lunghissimo tempo in un'azione di montaggio. È stato necessario ricorrere ad accertamenti tecnici ulteriori per allineare all'orario effettivo, all'orario reale, tutte queste videocamere di sorveglianza, con uno sforzo immane da parte degli inquirenti. Ebbene, noi siamo partiti dalla presenza sul luogo del delitto di questa Fiat 600. Abbiamo mandato queste immagini, la targa era illeggibile, vedrete. Il servizio di polizia scientifica della Direzione Centrale di Polizia Criminale della Polizia di Stato di Roma è riuscito ad intuire, dalla distanza intercorrente, dalle prime due lettere della targa, è riuscita a risalire alle possibili due lettere iniziali della targa alfanumerica, C e Z. Dopodiché è partita un'azione di ricostruzione che ha interessato anche la casa madre produttrice dell'autovettura in questione, la Fiat,
siamo andati a prenderci tutte le Fiat 600 con quel particolare modello vendute in tutta Italia e abbiamo, con una serie di ricerche filtrate ulteriori, abbiamo ottenuto il risultato che speravamo, cioè l'individuazione in zona di una sola autovettura con quelle caratteristiche peculiari, i baffetti davanti, gli specchietti in tinta, i cerchi, era un'edizione particolare della Fiat 600, che circolava su Falerna. Il dato ci ha confortato perché in questo modo siamo arrivati all'indagata Guerrise Federica e successivamente al di lei marito Marco Gallo, che poi verrà arrestato